La suddivisione delle sale museali segue il criterio voluto da Ricci Oddi, che fin dal primo allestimento, da lui curato nel 1931, prevede una ripartizione regionale, ad eccezione di alcune sale monografiche. Una di queste è dedicata al piacentino Stefano Bruzzi. L'autore è molto amato e alcuni piacentini desiderano partecipare a un così nobile progetto, arricchendo la collezione con donazioni. Stefano Bruzzi si colloca nel pieno dell'Ottocento, adottando una raffigurazione realistica come ben si evince dall'opera Passo difficile. Dalle pennellate, grazie a straordinari effetti di luce, emerge la fatica e il pericolo che uomini e bestie correvano su scoscesi sentieri dell'Appennino piacentino. Una tecnica splendente per un'aspra quotidianità.